Buonasera, buonasera da Simone Francescon, parterre di eccezione anche stavolta qui a Caffè Sport, l'essenza dello sport vero. È con piacere in primis che saluto la mia co-conduttrice Alice Pauro. Buonasera, buonasera a te Simone, buonasera a tutti i telespettatori. Ricordo che potete mandare i vostri SMS al numero 393-810-7730 e mettere mi piace alle due pagine Facebook Caffè Sport e il salotto di Caffè Sport. Dicevamo prima, dietro le quinte, Alice, partita veramente interessante da giocare stasera qui a Caffè Sport, parterre di eccezione, puntata scoppiettante. Cominciamo con gli ospiti. Questa sera saranno con noi Giorgio Siorini, mister del Ponte Calcio A5, Buonasera. Lucia Saccardo, capitano Calcio A5, Buonasera. Andrea D'Agnello, guardia della Virtus Padova, Buonasera. Matteo Vedin, centrocampista della Luparense Buonasera. e Luca Maniero, portiere del Cittadella. Buonasera. Abbiamo anche la Serie B stasera qui a Caffè Sport, Luca Maniero, scopriremo tante cose su di lui, parleremo anche della Luparense, come sempre, con Matteo che è una vecchia conoscenza di Caffè Sport, è già venuto qui da noi, Luparense che recrimina per alcune decisioni arbitrali, lupi che comunque hanno giocato meglio, no? Rispetto al solito, Matteo. Insomma, siamo in un periodo un po' di difficoltà di gioco, di risultati. Ricordiamo quarto stop consecutivo. Quarta sconfitta di fila dopo tre vittorie di fila. Abbiamo trovato una squadra forte, secondo me una squadra ben attrezzata. Dobbiamo cambiare parecchie cose per tornare nella strada di prima. E ci stanno guardando sicuramente anche da Chioggia, poi lo scopriremo il perché. Per quanto riguarda Luca Maniero, questo Cittadella continua ad essere molto bello fuori casa, in casa un po' meno. Sì, Come mai? peccato. La B è un campionato complicato. Diciamo che in casa la vittoria manca da troppo tempo e quindi sabato abbiamo l'occasione appunto per tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico. Sì, ultimamente abbiamo fatto più risultati utili fuori casa, però il nostro modo di giocare sia in casa che fuori casa non cambia, quindi appunto, come ho detto poco fa, l'obiettivo è quello di tornare a vincere soprattutto prima possibile con la scusa che avevamo due turni in casa e sfruttarli al massimo e tornare a fare i 3 punti. Tra poco ne parleremo. Per quanto riguarda il calcio a 5 femminile, sicuramente una disciplina particolare. Stasera abbiamo ospiti il mister del Ponte San Nicolò Giorgio Siorini e il capitano della squadra femminile Lucia Saccardo. Ecco, vi prego di fare una battuta a titolo promozionale di questo sport. Che cosa ci puoi dire, Giorgio? Ma posso dire che intanto è uno sport in ascesa perché negli ultimi anni molte ragazze hanno iniziato a farlo. È uno sport divertente, è uno sport di squadra, quindi come tutti gli sport di squadra ha le caratteristiche del gruppo, del rispetto delle regole e del divertimento assieme. Quindi consiglio a quelle ragazze che magari non sanno che sport fare di avvicinarsi al calcio a 5. Lucia Saccardo, capitano, perché hai scelto il calcio a 5? Ma allora, in realtà io, diciamo, in giovane età ho praticato basket, poi un po' per caso sono Hai al tuo stata. fianco un campione. Sì, avevo intuito. Okay. E diciamo che un po' più grandicella mi è stato proposto per gioco di provare e mi sono innamorata di questo sport e non ho più smesso e sono qua, insomma. Dicevamo di basket, alternano energia Virtus Padova che è tornata alla vittoria in maniera roboante contro Sangiorgese, giusto Andrea Pisi Daniello? Ma sì, è stata una partita importante che dà morale e fiducia. Anche noi venivamo da un periodo non proprio roseo, causa infortuni, non riuscire ad allenarci in modo adeguato. Sicuramente la vittoria di domenica dà morale e dà fiducia, ecco appunto. Bene, cominciamo con i titoli, vediamo i titoli della serata. Prego Alice. E prego ovviamente anche la regia. Eccoci qua, è un Cittadella da trasferta, dicevamo. Vicenza ancora pari, Padova senza anima per quanto riguarda la Serie C Girone B. La Virtus Basket Padova torna a vincere, ne abbiamo appena parlato con Daniello. Rabbia Luparense, l'Union Clodiense ci crede, crede nella promozione, anche perché avrà due partite molto interessanti la Clodiense, contro Adriese e poi contro la capolista Campodarsico. Albignasego e Abano ancora KO, vanno male le due squadre padovane in eccellenza veneta, se il campionato finisse oggi giocherebbero i play-out.
un Albignese Ghesi in Serie B, parleremo in maniera personale con il buon Luca Maniero. Il mondo del calcio 5 femminile, approfondiremo questo tema con i nostri ospiti, e poi Chioene Padova da dimenticare, finiremo con la pallavolo come di consueto, Padova che ha perso in maniera inaspettata a Latina. Cominciamo con quello che è successo in Serie B. Prego, sigla. Pescara Cittadella 1-2, Benevento Pordenone 2-1, Juve Stabia Crotone 3-2, Livorno Cosenza 0-3, Venezia Entella 2-2, Spezia Ascoli 3-1, Cremonese Trapani 5-0, Frosinone Perugia 1-0, Empoli Pisa 2-1, Chievo Salernitana in corso. Vediamo la classifica dopo 24 turni, dicevamo un Cittadella ancora all'interno della zona playoff in maniera abbastanza solida, anche se effettivamente la classifica è abbastanza corta, però leggiamo prima la graduatoria. Benevento 57, Spezia Frosinone 40, Crotone 37, Cittadella Salernitana Pordenone 36, Entella 35, Empoli Perugia 33, Juve Stabia Pescara 32, Chievo Ascoli 31, Pisa 30, Venezia 28, Cremonese 26, Cosenza 23, Trapani 19, Livorno 14. Ti chiedo, Luca, sì, dicevamo, Cittadella che è nella zona playoff, però attenzione perché la classifica è piuttosto corta e basta perdere una o due partite per ritrovarsi fuori dalla zona spareggi, no? Sì, facciamo gli scongiuri, dai. Comunque, sì, la classifica corta, campionato a parte Benevento molto equilibrato e quindi siamo nella fase per me fondamentale perché tra due settimane comunque c'è un turno infrasettimanale. E quindi le partite cominciano a diminuire, quindi l'obiettivo è quello di fare più punti possibili, appunto, e rimanere in quelle zone lì e sperare e crederci fino alla fine, appunto. E sì. Spiegaci come mai fuori casa riuscite a giocare meglio, 6 vittorie addirittura fuori dal tombolato, e in casa invece trovate spesso e volentieri avversari che si chiudono e poi ripartono in contropiede, però come diceva anche Paleari, il tuo collega, oramai dovreste aver capito la lezione. Sì, diciamo in Serie B soprattutto la maggior parte delle squadre tendono a chiudersi e a giocare in contropiede, e invece noi abbiamo il mister ci ha è stato molto bravo e negli anni ha lavorato molto sulla costruzione del gioco, e quindi noi in ogni partita proviamo a imporre il nostro gioco, e magari in certe partite può andare bene, in certe no, però comunque abbiamo sempre l'obiettivo di giocare, di far bene la prestazione con l'obiettivo di fare i punti, che poi alla fine è la cosa che conta. E quindi, come hai detto te, sì, ultimamente soprattutto in casa facciamo fatica, però più che fatica per me, perché comunque anche in casa abbiamo sempre fatto le nostre prestazioni, è che appunto il risultato finale non ha portato i 3 punti. Fuori casa forse, non lo so, siamo più liberi, ma non credo. Per me è una questione di testa, però sono convinto che avendo 2 turni in casa, adesso appunto nel fine settimana riusciamo a portare a casa i 3 punti e niente, esultare tutti insieme, che è da più di 2 mesi, ricordo partita con la Salernitana, mi sa è l'ultima vittoria in casalinga, quindi 7 dicembre, quindi sì, un 4-3 che più di 2 mesi. Un 4-3 in cui avevate giocato molto bene contro la Salernitana, lo ricordo benissimo. Stanno già arrivando alcuni messaggi, qualcuno dice bravo Luca, grande esempio, ne parleremo dopo anche per i giovani. E Pisi, quando torni in Romagna? Sappiamo che tu sei romagnolo, no? No, io sono triestino. Ah, ho giocato in Romagna l'anno scorso, sì. Ah, non lo so. Non lo so, mi sono trovato molto bene, devo dire. Hanno scritto piste qua, secondo me non sbagliato. Ho conosciuto, soprattutto a livello umano, delle persone meravigliose, quindi mi piacerebbe tornare in vacanza per un saluto, quello sicuramente. Lupi a zannate l'avversario, e ne parleremo con l'amico Matteo Bedin. Ecco, tornando a parlare di Cittadella, vediamo anche il prossimo turno, già che ci siamo, Alice.
Cosenza Frosinone, Ascoli Cremonese, Cittadella Juve Stabia, Trapani Spezia, Entella Benevento, Pisa Venezia, Pordenone Chievo, Salernitana Livorno, Crotone Pescara, Perugia Empoli. Adesso giustamente dicevi Luca, avremo due impegni casalinghi, questo sì, con la Juve Stabia e poi il prossimo con la Cremonese. Con la Cremonese, cioè due partite che sulla carta vi possono dare sei punti. Sì, in B la certezza dei punti non ce l'hai mai. Certo. Però sulla carta, cioè. Sì, sulla carta, però noi siamo consapevoli di quello che siamo noi e abbiamo tutti un grande obiettivo in testa e quindi faremo in modo appunto di gioire insieme ai tifosi e cercare di conquistare due vittorie che sarebbero fondamentali per il nostro cammino. Chi è, a parte il Benevento, chi è secondo te la squadra? Io penso che il Cittadella possa ancora raggiungere il secondo posto, no? Che sarebbe la promozione automatica in Serie A. Chi è secondo te la squadra che effettivamente è maggiormente, in questo momento per scaramanzia mettiamo da parte Cittadella, maggiormente indiziata per il secondo posto? Beh, come organico dico Frosinone, io metterei pure l'Empoli che per me alla lunga, con le tre vittorie consecutive che hanno ottenuto, potrebbe rientrare, e lo Spezia ha fatto questo filotto di 5 partite consecutive, vittorie consecutive, e soprattutto in Serie B fare un filotto di vittorie è fondamentale, quindi lo metterei anche lei appunto tra le prime. Empoli che con l'avvento in panchina di Marino ha cambiato registro, no? Sì. Ieri ha vinto all'ultimo minuto, mi sembra, contro il Pisa 2-1. Sì. Sì. Vabbè, l'organico non sta mai a giudicarlo, comunque si trova in una situazione complicata, però aveva giocato a giocatori forti e appunto come ho detto prima la B è un campionato particolare perché tra la vittoria e la sconfitta comunque per me fa la differenza, fanno la differenza gli episodi, quindi ci sta, magari in un periodo ti possono capitare numerosi episodi contro e quindi la vittoria fa fatica ad arrivare, però appena riesci a portarteli a tuo favore e appunto a fare un filotto di vittorie, NBA è fondamentale e ti porta a raggiungere le posizioni alte della classifica. A proposito di episodi contestati, a Pescara si è lamentato un po' le grottaglie il tecnico abruzzese, non per episodi eclatanti ma per la condotta dell'arbitro. Spesso volentieri succede il contrario, cioè è il Cittadella che si lamenta della condotta arbitrale, no? Sì, magari sì, può essere che appunto in certe partite... Ecco, è arrivato proprio adesso un messaggio, come mai Cittadella si esprime meglio fuori casa, l'abbiamo già detto. è difficile per me, perché noi cerchiamo sempre di fare la prestazione sia in casa che fuori casa. Per me è tutta una questione, sì, la gente guarda il risultato finale, quindi i punti, però sono consapevole che ben presto, anzi da sabato, torneremo alla vittoria e faremo da qua alla fine del campionato numerose vittorie in casa. E tornando al discorso di prima... degli episodi? Sì, una partita comunque anche lì è questione di episodi, puoi avere degli episodi favorevoli e degli episodi sfavorevoli. Come dice anche il nostro allenatore, gli episodi negativi possono capitare a tutti, però se te sei in grado di trovarti in vantaggio di uno o più gol, sì, possono anche darti magari un rigore inesistente, però se stai vincendo, vinci alla fine. Quindi l'importante è sempre pensare alla prestazione, a cercare di far più gol possibili e poi portarsi a favore gli episodi. Poi parleremo di te in modo particolare per quanto riguarda la tua carriera, qualcuno ha scritto esempio per i giovani, lo scopriremo perché. Adesso dalla Serie B scendiamo in Serie C, Girone B, parliamo anche di quello che è successo ieri con il Vicenza bloccato ancora una volta in casa dalla Virtus Vecomp 0-0 e con il Padova che ha perso in casa in maniera un po' deprimente per i tifosi contro la Fermana. Ma vediamo che cosa è successo, prego Alice. Rimini Modena 2-0, Carpi Piacenza 3-0, Feralpisalo Gubbio 3-3, Imolese Cesena 1-4, Padova Fermana 0-1,
Sud Tirol Fano 2-0, Triestina Vis Pesaro 4-0, Vicenza Verona 0-0, San Benedettese Ravenna 1-2, Reggiana Arzignano in corso. Vediamo la classifica dopo 26 giornate. Vicenza 58, Carpi 53, Reggiana 51, Sud Tirol 48, Feral Pisalo Padova 44, Piacenza 41, Modena Triestina 37, San Benedettese 33, Fermana 32, Virtus Verona 31, Cesena 30, Ravenna Gubbio 27, Vis Pesaro 27, Imolese 23, Arzignano 22, Rimini 20, Fano 18. Non ce ne vogliano gli amici di Arzignano, ma se la Reggiana dovesse battere i vicentini salirebbe a quota 54, meno 4 proprio dal Vicenza. Dicevamo del Padova, battuto ieri 1-0 in casa con la Fermana, noi eravamo a Leugano, vediamo le interviste raccolte nel dopo match. Vediamo se ci sono, intanto facciamo una piccola così digressione sulla classifica, chiedo a Matteo. Questo Padova oramai è lontano anni luce dal primo posto, però può effettivamente puntare a una qualificazione, tra virgolette, vantaggiosa in termini di playoff. Ricordo che gli spareggi sono molto molto allargati in Serie C, addirittura le prime 10. Sì, anche se non riesce a vincere, a puntare al primo posto, penso che far meglio possibile da qua alla fine per presentarsi anche ai playoff in una condizione psicofisica importante. E lì poi i playoff, insomma, può giocarsela tranquillamente con tutte. La squadra forse che può maggiormente insidiare, in attesa ovviamente di Reggiano e Arzignano, che può maggiormente insidiare il Vicenza, a mio modesto parere, è il Carpi, che ricordo che proprio domenica scorsa ha travolto i Reggiani 5-1 nello scontro diretto. Sì, io penso che poi alla fine alla lunga il Vicenza, per rosa, per struttura, per società, per insomma, quello che ha creato quest'anno, lo vincerà il campionato. Il Carpi, la Reggiana, se vince questa sera, insomma, sono lì, il campionato è ancora lungo, però penso che il Vicenza abbia qualcosa in più. Stanno arrivando dei messaggi molto particolari, io ovviamente devo passare da uno sport all'altro, però la domanda la devo fare al buon Andrea Pisi Daniello. Ma i tuoi tatuaggi distraggono gli avversari o i compagni? No, non credo. Mi capita ogni tanto, avendo il braccio nero, che qualche arbitro lo confonda per un tutore, quindi mi dica di toglierlo, però a parte questo no, dai. Va bene, poi parleremo anche con te della Virtus Basket Padova. E vediamo se sono pronte quindi le interviste del dopo Padova-Fermana 0-1. Prego, regia. Il mister del Padova Andrea Mandorlini, dopo due vittorie e due pareggi è arrivato il primo stop in attesa da vigilia contro una Fermana che bisogna dire non ha rubato nulla, ha meritato la vittoria. Che cosa è successo a questo Padova? Questione fisica, di testa? No, abbiamo fatto una partita proprio negativa, loro hanno fatto bene, sono stati più in partita di noi, con idee, con gambe. E come giustamente ha detto lei, una vittoria meritata, noi abbiamo fatto veramente niente, la delusione è questa, che sicuramente non ce l'aspettavamo, anche se sapevamo che dovevamo essere diversi, perché insomma, la Fermana veniva da risultati positivi, è una squadra viva e noi invece eravamo il contrario di vivi. E quindi è stata una partita assolutamente negativa. Padova che ha faticato soprattutto al centrocampo, non a caso lei nel secondo tempo ha fatto avvicendamenti soprattutto nella zona nevralgica del campo. Sì, abbiamo fatto fatica, lenti nelle idee, lenti nelle riconquiste, loro anche morfologicamente sono più piccoli, più reattivi noi. Però al di là di questo, forse al di là delle gambe che non giravano, ma anche insomma poche idee, quindi era proprio una partita, mi auguro, da dimenticare in fretta. Cancellare. Sì, sì. Adesso arriveranno due trasferte consecutive contro l'Arzignano a Vicenza domenica, poi mercoledì a Ravenna, due avversari sulla carta alla portata del Padova. Ma non so, era tanto che ero fuori da questo campionato, credo che gli equilibri siano molto normali, quindi non ci sia queste differenze tra una squadra che come la Fermana, e abbiamo visto, abbiamo pagato poi insomma in casa nostra, quindi non so, le altre squadre le vedremo, però insomma sicuramente se siamo questi
rischiamo con qualunque squadra, quindi dobbiamo sicuramente essere, fare altre cose, essere, non essere la squadra che si è presentata quindi oggi. Quindi in settimana bisognerà lavorare soprattutto sulla testa? Ma noi lavoriamo su tutto, però poi a volte quando sei lì o la testa o le gambe quando non vanno, però poi la partita può avere anche degli risvolti diversi, però oggi assolutamente non se l'aspettava nessuno. Grazie, grazie ancora Andrea. Niente, grazie a voi. È andata male oggi per il Padova, un passo indietro rispetto alle ultime apparizioni, la Fermana non ha rubato nulla, ha meritato la vittoria, che cosa non ha funzionato oggi? Tutti noi dobbiamo vedere, però da inizio abbiamo visto subito, non eravamo noi stessi quelli lucidi, dobbiamo dare qualcosa in più, più cattiveria e più velocità della palla. Quello gioco che abbiamo iniziato è, secondo me è mancato quello... un po' più col gioco più veloce per chiudere occasioni. È anche vero che i marchigiani erano ben organizzati, facevano circolare bene il pallone, no? Sì, abbiamo aspettato loro, però loro hanno visto che noi non siamo riusciti e poi hanno messo il loro gioco e anche poi non è facile anche per noi, però non chiediamo scuse, andiamo avanti e lavoriamo come dice mister e dobbiamo dare qualcosa in più per farla... questo obiettivo che sappiamo tutti cos'è. Che cosa manca a questo Padova per, tra virgolette, avere una posizione di classifica più tranquilla? No? Adesso siete scivolati al sesto posto, visto che la Ferrari Pisalò è riuscita a pareggiare proprio negli ultimi minuti, che cosa manca al Padova? Ma manca che dobbiamo adesso chiudere il libro e guardare subito la prossima se vogliamo fare stare lì vicino. Adesso avrete due trasferte, una a Vicenza contro l'Alzignano, poi a Ravenna, mercoledì prossimo, turno infrasettimanale, è l'occasione per il Padova per fare dei punti importanti. Sì, noi dobbiamo lavorare bene come dice mister e non dimenticare quello che abbiamo fatto oggi, poco, ma noi tutti dobbiamo dare qualcosa in più e andare a cercare la prossima subito tre punti. Grazie, grazie ancora a Sinisa Anđelković, grazie. Grazie. E abbiamo sentito le interviste con Mandorlini e Anđelković, adesso vediamo il prossimo turno della Lega Pro Serie C Girone B, prego Alice. Modena su Tirol, Virtus Verona Rimini, Fermana Vis Pesaro, Fano Imolese, Cesena Vicenza, Feral Pisalò Carpi, Gubbio Reggiana, Piacenza San Benedettese, Ravenna Triestina, Arzignano Padova. Trasferta quindi per il Padova sulla carta abbordabile, anche perché si sa che l'Arzignano gioca in un Menti praticamente deserto, giusto Matteo? Sì. E quindi è come se giocasse effettivamente fuori casa. Ricordo che l'Arzignano ha conquistato, se non vado errato, 4 vittorie lontano dal campo amico, no? Sì, una partita alla portata dove insomma il Padova ha bisogno di riprendersi, di fare i punti il prima possibile. Bene, adesso è arrivato il momento del caffè e so che il caffè stasera verrà bevuto dal buon Luca Maniero. Esatto, ricordo che il caffè è offerto da Vescovi ed è prodotto da una delle più prestigiose aziende di torrefazione padovana. Benissimo, grazie ad Alice che porge il caffè a Luca, ovviamente poi Luca ti chiederò un parere su questo caffè. E noi ci prepariamo tra poco per il basket, visto che parleremo con Andrea Daniello di questa Virtus, Antenor Energia Virtus Padova, che è tornata al successo. E direi a questo punto alla regia di mettere in onda la sigla e l'intervista raccolta dopo il successo di Virtus contro San Giorgese al coach Rubini. Penso che l'essenza della partita di oggi stia nel nome dello sport che pratichiamo, che qualcuno insiste a chiamare basket, ma nella nostra lingua si chiama palla a canestro. Se la palla entra nel canestro tutto sembra estremamente più semplice e i problemi sembrano magicamente risolti. Non è così, però il fatto di avere delle percentuali finalmente quelle che ci si aspetterebbe normalmente ad avere comporta che le questioni si semplifichino e tutto diventi estremamente più semplice. Poi
anche i problemi allora ai quali devi fare fronte, perché le assenze, la gente, anche oggi c'era Bianconi, Piazza non giocava, è Bianconi che col piede che non teneva, quindi voglio dire, le attenuanti generiche le hai, però tutto sembra quasi passato sotto traccia, no? Perché la squadra si è mossa, ha fatto canestro, era convinta e convincente. Spero che questo ci carichi un po' le batterie, spero che poi arrivi anche il momento in cui la salute ci assisterà. Non pensiamo di aver risolto nulla con una semplice vittoria, perché non dobbiamo avere, usare termini e toni trionfali in questo momento. Dobbiamo essere bravi a continuare a capire che chi sa navigare contro vento probabilmente prende vantaggi consistenti per poi quando il vento gira. Ecco, questa deve essere la logica che governa questo periodo. Prima di parlare con il buon Andrea Pisi Daniello, due cose. La prima è che voglio sentire da Luca Maniero com'era il caffè. Ottimo. Molto buono. L'abbiamo sentito. Ottimo. Ovviamente scherziamo. E seconda cosa, Andrea, prima di parlare di Virtus Basket Padova, facciamo un applauso alla Reyer Venezia che ha vinto la Coppa Italia. Sì, diciamo una vittoria inaspettata, ma non troppo, nel senso che Venezia si è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia come ottava, e però una squadra dal grande carattere, secondo me la squadra che ha dimostrato di avere più identità, la squadra che punta anche su giovani talenti italiani come Tonut, che ieri in finale ha fatto cose fenomenali, il fratello di De Nicolao che gioca, sì, con me, infatti, che è uno dei leader carismatici della Reyer, quindi diciamo che è una vittoria che fa bene al movimento del basket italiano. Sì, ricordo che la Reyer l'anno scorso ha vinto lo scudetto, oggi, ieri la Coppa Italia, insomma è veramente un ottimo momento per i veneziani. Ma torniamo a Padova, siete tornati alla vittoria, ci voleva in maniera dirompente, 84-58 contro San Giorgese. Prima di vedere tutta la giornata, ti chiedo, a parte Schiavon che era scatenato, no? A parte top scorer Schiavon con 18 punti, ottimi anche Calò, Murgillo e De Nicolao, anche tu effettivamente ieri hai giocato un'ottima partita. Ah sì, diciamo che venivo da un periodo dove stavo facendo molta fatica, come ha detto il coach. E non facevamo canestro, io personalmente non stavo facendo canestro, poi sicuramente il fatto di rientrare da un infortunio, dall'influenza, aver riposato, aver ricaricato le batterie mi ha dato quella spinta in più e finalmente, diciamo, mi sono sbloccato, sono contento per il gruppo, per la squadra, perché ne avevamo estremamente bisogno. Come detto prima, venivamo da un periodo negativo con una vittoria nelle ultime 3-4 partite, se non sbaglio, avendo perso uno scontro diretto domenica scorsa, quindi diciamo che Lecco. I risultati ci hanno sorriso, perché Lecco ha perso, perché Monfalcone, che è un'altra nostra diretta concorrente, ha perso. Noi abbiamo vinto, abbiamo fatto una vittoria di carattere, una vittoria importante che appunto ci dà. Poi, scusami Andrea, salta all'occhio anche la sconfitta di Bernareggio contro, sì, Vicenza. Sì, dobbiamo fare un plauso agli amici di Vicenza. La settimana scorsa c'era anche coach Olduini qui con Primon. Grande vittoria veramente per i iberici. Sì, una vittoria clamorosa, perché è avvenuta l'ultimo secondo con un tiro da tre, un tiro della speranza che fortunatamente per loro è andato dentro, e quindi dai, sicuramente fa bene a loro che avevano estremo bisogno di una vittoria. Invito la regia tra poco a trasmettere anche gli highlights di Padova San Giorgese che si è disputata alla Chioene Arena. Intanto vediamo i risultati di questa ultima giornata di Serie B di basket, di Serie Girone B. Prego Alice. Varese Monfalcone 87-76, San Vendemiano Soresina 85-60, Piadena Oginate 92-89, Padova San Giorgese 84-58, Vigevano Lecco 78-68, Vicenza Bernareggio 73-72, Mestre Crema 95-52. Mentre il derby lombardo tra Pavia e Cremona si giocherà il 27 di febbraio. Vediamo anche la classifica.
Bernareggio 38, San Vendemiano 36, Padova 30, Lecco 28, Pavia Monfalcone 26, Vigevano 24, Mestre 22, Piadena 20, San Giorgese Basket 20, Cremona 18, Vicenza 16, Olginate 16, Crema 12, Varese 10, Soresina 8. Respira Vicenza, quota 16, voi siete sempre terzi, a meno 8 da Bernareggio. Il primo posto è sempre una chimera oppure, tra virgolette, vi accontentate di questa terza piazza? Ah no, sai, noi puntiamo sempre a fare il massimo possibile, a portare a casa i punti domenica dopo domenica. Poi alla fine vedremo quale sarà la classifica. Sicuramente l'obiettivo è stare tra le prime tre, le prime quattro, appunto, perché per come abbiamo iniziato il campionato, sì, ci sta a avere comunque durante la stagione un momento di flessione. Direi che le prime posizioni sono quelle che ci spettano, ecco. Anche perché tu dicevi poco fa, ho avuto un periodo in cui sono stato colpito dall'influenza e diciamo che l'influenza è andata giù duro per quanto riguarda Antenor Energia Virtus Basket Padova. Intanto vediamo gli highlights del match. Ah sì, sicuramente tra influenza e infortuni diciamo non abbiamo vissuto un periodo felice. Sono stato fuori io 3 settimane per un infortunio, poi un'altra settimana per l'influenza. Come rientro io si fa male piazza, quindi diciamo che è un momento difficile nel quale noi stiamo cercando di fare il meglio possibile per sopperire a queste assenze. In merito alla partita di ieri, direi che non siete mai stati praticamente in difficoltà, avete dominato dall'inizio alla fine. Sì, diciamo che rispetto alle altre partite abbiamo avuto una solidità mentale diversa. Il primo tempo eravamo avanti di 9 punti, tendenzialmente il terzo quarto rientriamo sempre un po' più molli, mentre domenica siamo entrati con la mentalità giusta, la mentalità di voler annientare l'avversario, di chiudere la partita, e diciamo che ha dato i suoi frutti, ha pagato. Lucia Saccardo, hai detto prima che sei una, scusa il termine, che non è assolutamente dispregiativo, ci mancherebbe altro, una basketara mancata. Dici subito come mai hai scelto alla fine il calcio a 5. Alla fine, come vi dicevo, è capitato un po' per caso, veramente. Sì. Una cosa, appunto, ormai avevo smesso di giocare, mi ero dedicata ad altro, allo studio, avevo perso un po' così la passione e poi per gioco sono stata invitata a fare una partita, ho giocato e eccomi qui, insomma, l'ho presa seriamente a un certo punto, ecco. E poi ne parleremo in maniera approfondita, tornando all'Antenor Energia Virtus Basket Padova, rivediamo ancora la classifica, perché la domanda che ti faccio, Andrea, riguarda invece Pavia, che ad esempio era considerata la grande favorita per vincere queste regular season. Come vedi Pavia? Guarda, ci abbiamo giocato 2 settimane fa e ci hanno veramente rullato. È una squadra sicuramente con giocatori di talento, anche di categoria superiore, poi sai, però quando va in campo la palla è rotonda e alla fine vince chi esprime il miglior gioco. In questo momento Bernareggio sta esprimendo sicuramente il miglior gioco del girone, mentre Pavia si affida un po' troppo ai singoli e fa, secondo me, un po' troppo di difficoltà. Bernareggio che effettivamente è una sorpresa, no? Nessuno sì, sì, penso che nessuno si aspettasse che arrivati a questo punto del campionato sarebbe stata la prima in classifica con sole 3 sconfitte, però ripeto, alla fine quello che viene premiato è il gioco, loro giocano in modo molto fluido, si trovano molto bene e quindi alla fine vincono le partite. Salutiamo anche gli amici di Mestre, la domanda che ti faccio è, ti aspettavi Mestre così in alto a questo punto del campionato, visto che all'inizio era partito piuttosto male, ci sono stati degli innesti a livello di mercato, però onestamente io così in alto non me li aspettavo. No, nemmeno io, sono una grande rivelazione, soprattutto come hai detto tu per l'inizio un po' difficoltoso che hanno avuto, nelle prime partite non vincevano mai, erano obiettivamente sotto un treno, mentre adesso se non sbaglio hanno 11
11 vittorie e 6 sconfitte nelle ultime 17 partite. 11 vittorie e 5 sconfitte, se non sbaglio, stanno massacrando chiunque, perché ultimamente ogni domenica danno 20-30 punti a chiunque. Hanno trovato sicuramente l'amalgama e l'alchimia giusta per poter affrontare questo campionato nel modo corretto, nel modo giusto. Vediamo la classifica, anche perché, anzi no, vediamo il prossimo turno, relativamente alla Serie B di basket, trasferta proprio contro Bernareggio, partita in cui veramente vi giocate gran parte di questi regular season, no? Sì, è una partita tosta, importante. Come ha detto il nostro coach a fine partita, sarebbe bello ricambiargli il favore, nel senso che quando loro sono venuti qua e ci hanno battuto, si sono messi a esultare a Questo significa che centrocampo. forse voi eravate considerate più forti, no? O no? Sì, diciamo che fino a quel momento eravamo pari merito, eravamo primi a pari merito. Comunque è inutile nasconderlo, siamo una bella realtà, siamo una bella squadra. Quindi, sai, quando vai a vincere, soprattutto in casa di una tua diretta concorrente, festeggi sempre. Ecco, speriamo di essere noi a festeggiare questa volta in casa loro. Per quanto riguarda le altre venete, abbiamo San Vendemiano a Lecco, anche San Vendemiano finora è andata forse oltre le più rosee aspettative, sei d'accordo? Ma guarda, mi aspettavo che, ti dici sinceramente, che fosse nelle zone alte, anche perché avendoli affrontati nel precampionato un bel po' di volte, sono una squadra con un bel sistema di gioco e quindi diciamo che tra tutte pensavo e darò sicuro che avrebbero mantenuto una posizione alta in classifica. Poi ricordiamo Suresina Mestre e Crema Vicenza. Sì, sono delle trasferte, diciamo, alla portata sia di Mestre che di Vicenza. Vicenza, penso, galvanizzata da questa vittoria all'ultimo secondo con Bernareggio. Spero per loro che siano usciti da questo trend, da questo Galvanizzati. momento, sì, esatto, da questo momento negativo. E Mestre sicuramente vorrà continuare il momento importante che sta attraversando. Ecco, volendo rispondere anche al messaggio di prima, hai già risposto in parte, immagino che tu qui a Padova ti trovi bene, Ah, no? beh, assolutamente, io mi Quindi trovo voglio molto dire, molto magari in bene. Romagna tornerai in vacanze, Sì, no, no, qua mi trovo immagino. molto bene, poi sono vicino a casa, quindi sto benissimo. Perfetto, poi ti farò una domanda tecnica e collegata al calcio, vi spiegherò perché. Adesso, dopo appunto la pallacanestro, torniamo al calcio con Dilettanti e Bello. Vediamo se parte la sigla. Intanto in attesa della sigla, eccola qua. Dilettanti e Bello e cominciamo a parlare di Luparense. Parliamo della Serie D Girone C, è stata una giornata particolare con il Campodarsico che ha perso in casa contro il Cerlins Muzzane, la prima della classe battuta da questo Cerlins che già ne aveva dati tre ai Lupi, e poi invece il Legnaco che non è approfittato perché ha pareggiato contro un'altra forte realtà che è il Delta Porto Tolle. Ma vediamo i risultati nella fattispecie. Prego Alice. Adriese San Luigi 4-1, Belluno Ambrosiana 1-0. Caldiero Feltre 0-2, Campodarsego Cerlins Muzzane 0-2, Cartigliano Tamai 1-2, Chions Este 1-1, Legnago Delta Porto Tolle 2-2, Luparense Clodiense 2-3, Mestre Vigasio 0-0, Villafranca Montebelluna 0-1. Vediamo anche la classifica dopo 27 turni, ricordando che la Luparense è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva. Campodarsego 54. Legnago 49, Clodiense 47, Ambrosiana Mestre 45, Adriese Feltre 44, Cartigliano 42, Cerlins Muzzane 39, Luparense Caldiero 37, Este 36, Chions 35, Belluno 34, Delta Porto Tolle 31, Montebelluna Vigasio 30, Tamai 22, San Luigi 18, Villafranca 17. Prego la regia di trasmettere gli highlights, intanto chiedo a Matteo Bedin,
Ieri a quanto pare avete avuto dei cenni di risveglio, diciamo così, però la Clodiense si è dimostrata in realtà piuttosto forte, doppietta, lo ricordo, di Ferretti che prossimamente sarà ospite qui a Caffè Sport, ex del Padova in Serie D. Però era una partita che nel caso in cui foste riusciti a vincere vi avrebbe dato effettivamente una grande forza, no? Una grande spinta. Sì, gli accenni di risveglio, però insomma sappiamo che squadra siamo, sappiamo che possiamo fare molto di più. Sicuramente siamo in un periodo difficile, quattro sconfitte, inutile nascondersi, abbiamo qualche problema. Ecco, questo è il calcio di rigore dell'Union Clodiense, giusto? No, della Luparese. Eravate passati in vantaggio, è vero, eravate passati sì, in vantaggio. Sì, non giocando un bellissimo primo tempo, siamo passati in vantaggio. Poi il secondo tempo dovevamo cercare, anche nelle difficoltà, non giocando una bellissima partita, portare a casa qualcosa. In questo momento purtroppo siamo fragili, prendiamo un gol e andiamo in difficoltà. Siete fragili soprattutto in difesa e non credo sia soltanto un problema, ne parlavamo anche con i tuoi colleghi difensori che sono venuti qui a Caffè Sport, non è un problema, tu me lo insegni che sei un calciatore di un certo livello, non è un problema legato soltanto al pacchetto di retroguardia, è un problema che riguarda tutta la squadra. Sì, no, sarebbe troppo facile così, quando si prendono tanti gol come quando se ne prendono pochi vuol dire che la squadra si muove bene, corre. Questo unita. È il primo gol di Ferretti, no? Questo è il primo gol di Ferretti. In questo momento sicuramente non siamo in fiducia e quindi le giocate vengono meno, le gambe girano meno, si fa più fatica. Per fortuna domenica secondo me abbiamo la partita più difficile, però è il momento giusto. Perché sì, poi vedremo contro il Campodarsego domenica. Contro il Campodarsego in casa. In casa mancano ancora tante partite, se vogliamo dare una svolta un po' a questa stagione strana, perché alla fine una stagione dove viene cambiato allenatore più volte, vengono cambiati tanti giocatori, non dà una mano di continuità a un gruppo. E domenica arriva una partita che se riusciamo a indirizzare la nostra parte può darci una spinta per l'ultimo. Sì, Campodarsego che ultimamente non sembra particolarmente brillante, stanno arrivando altri messaggi, ciao Bomber, ciao Luca, mi hai allenato a San Lorenzo da Bignasco, poi ne parleremo nella fattispecie con l'amico Luca Maniero, che è anche un bravissimo allenatore di portiere, mi giunge all'orecchio questa notizia Luca, è vero? No. Non si può dire, vabbè. Per quanto torniamo alla Luparense, allora Matteo, ieri è stata una partita a livello spettacolare anche bella, diciamoci la verità, però voi purtroppo non riuscite a invertire questo trend negativo, è fondamentale tornare a fare punti anche perché dovete guardarvi le spalle. Sì, siamo praticamente a metà classifica, 6 dai play-out, mi sembra 7 dai play-off, però insomma siamo una squadra che è stata costruita per un altro campionato e purtroppo se ci facciamo risucchiare dalla bassa classifica diventa un problema. Quindi insomma abbiamo tutte le carte in regola per cambiare un po' questa. Rivediamo per favore la graduatoria, rivediamo la situazione in classifica perché è veramente interessante anche per quanto riguarda la lotta per il primo posto, perché non è detto che il Campodarsego sia ancora la favorita per la vittoria finale, anche perché dovrà giocare per l'appunto a San Martino di Lupari e la domenica successiva in casa contro la Clodiense. Quindi attenzione, perché siamo in una fase del campionato molto molto interessante. E Lupi che sono a quota 37 con il Caldiero e attenzione perché il Delta Porto Tolle è lì a meno 6. Sì, anche Campodarsego non è facile fare un campionato in testa dall'inizio e quindi magari adesso può pagare qualcosa anche perché comunque è obbligato a vincere, rincorrere è sempre più facile e noi siamo lì ma dobbiamo cambiare la rotta in tutti i modi insomma. Centurioni, poi il buon Enrico Cunico e poi è tornato Centurioni. Che cosa è cambiato tra il Centurioni 1 e il Centurioni 2? E io sono arrivato a dicembre, quindi sì. Il Centurioni 1 tu prima eri all'Andria, giusto? Ero all'Andria. Ecco, sicuramente quando si cambiano parecchie volte guida tecnica non aiuta questo. Adesso è arrivato un mister nuovo, noi ci siamo messi a disposizione, stiamo cercando di capire il suo credo, la sua idea di calcio, abbiamo cambiato anche modulo e anche questo non è una cosa semplice, continuare a cambiare modulo, si perdono anche delle certezze, però niente, insomma
lo stiamo seguendo, ci vorrà secondo me ancora una decina di giorni, una quindicina di giorni per prendere bene il suo metodo di lavoro. Dispiace per il mister Cunico, perché alla fine in questi casi paga l'allenatore per gli errori di tutti. Sicuramente la colpa non era solo sua della situazione che si è creata. Scusami Matteo, sarò anche ripetitivo, ma io ogni qualvolta viene un giocatore della Luperense faccio forse la stessa domanda, però è una domanda che salta all'occhio. Cioè, la domanda è questa: con la rosa che vi ritrovate, una rosa da Serie C, com'è possibile che siate in questa situazione? Com'è possibile? No, a saperlo anche noi ci parliamo spesso, sento dire che non c'è gruppo, tutte queste cose qua, poi un gruppo va anche creato, ci vuole anche tempo per amalgamare, qua è stato cambiato tanto, tante volte. Noi siamo una squadra dove non è che ci stiamo antipatici, quindi non ci sono problemi nello spogliatoio. Non si è creata l'alchimia giusta, purtroppo ci sono le annate così, è stata un'annata un po' strana e discontinua, perché alla fine abbiamo fatto 3 vittorie di fila, 4 sconfitte di fila, vuol dire che non c'è continuità e questo che manca dall'inizio, perché poi la classifica, metà classifica parla chiaro. Presidente Zaratini lo dice, io sono d'accordo con lui, questo è un anno di transizione, siamo una neopromossa, è anche vero, però lo ribadisco, che avete una gran bella rosa. Sì, no, dispiace perché il presidente è molto ambizioso, dispiace perché insomma non lo stiamo ripagando sul campo, è un anno di transizione, vero, forse a livello societario, poi a livello squadra non è inutile che ci nascondiamo, la squadra per me è molto forte e non rispecchia la classifica insomma che abbiamo in questo momento, però ripeto, mancano ancora 12 partite, quindi siamo artefici del nostro destino ancora. Sta vivendo un ottimo momento la Union Clodiense, che ha vinto per l'appunto ieri contro la Luperense 3-2. La partita di ieri è stata caratterizzata da alcune decisioni arbitrali un po' discutibili dell'arbitro Marco Pelletti di Crema. Ecco, noi abbiamo un contributo filmato che riguarda i casi contestati. Prego la regia di trasmetterli e poi magari ne parliamo insieme a Matteo, perché oggi c'è stato un comunicato ufficiale della Luperense FC e in risposta un controcomunicato dell'Union Clodiense. Prego regia, eccoli qua. Mi sembra che questo sia il primo caso, un pugno in faccia di Baccolo a Cenetti, giusto? Sì. Cenetti che è venuto nostro ospite lunedì scorso, poi rigore fischiato a favore dell'Union Clodiense. Vediamo un po'. Ecco, per quanto riguarda il calcio di rigore, che cosa ci dici Matteo? Guarda, sinceramente io non sono uno che usa alibi, arbitro, queste cose qua, la partita l'abbiamo persa noi, non sicuramente l'arbitro. Un rigore che ci può anche stare, a noi ci ha dato un rigore in primo tempo un po' dubbio, insomma ha usato lo stesso metro di giudizio. Qui c'è questo pugno in faccia di Baccolo Cenetti, per carità adesso noi da qua non siamo in grado di giudicare. La Luperense però non ci sta e c'è stato questo comunicato in cui i Lupi chiedono maggiore rispetto e sì. L'Union Clodiense ha replicato dicendo che hanno meritato di vincere, che spesso e volentieri le gare sono caratterizzate da questi episodi un po' discutibili. Sono cose di campo, io penso che anch'io ne ho dati tanti, ne ho presi tanti. Fa parte un po' insomma della partita, l'importante è che stia nella partita, quando finisce è finito tutto. Adesso c'è questa immagine qua, prima c'erano stati altri screzi, ma sono cose di campo, non penso che sia stato questo il problema per cui abbiamo perso la partita. È vero però che anche a Cittadella spesso e volentieri si lamentano degli arbitri, no? Luca, succede anche questo, no? Sì, però come ha detto fa parte del calcio. Però tu sei d'accordo sul fatto che c'è una sorta di sudditanza psicologica a volte nei confronti di determinati blasoni? Non lo so, cioè magari si tende ad aiutare, se si può dire così, la squadra più forte sulla carta, però come ho detto prima, nella partita ci sono tanti episodi, bisogna essere bravi a portarseli a proprio favore.
Poi sì, ci sta magari l'episodio del rigore che non dato, o del rigore dato che non c'era, però alla fine se riesci a fare sempre un gol in più dell'avversario, alla fine porti a casa la vittoria. Quindi la cosa fondamentale è quella, è ovvio. Immagino che tu, Matteo, sia d'accordo, no? Sì, ma l'arbitro sbaglia contro di te, poi la partita dopo sbaglia a favore tuo, cioè non penso che sbagli apposta, quindi... non è facile, penso, fare l'arbitro, lo vediamo in Serie A col VAR, con tutte le cose che ci sono, sbagliano anche lì, figurati, insomma, nella categoria nostra, dove un arbitro deve decidere in una frazione di secondo cosa è giusto, cosa è sbagliato. A proposito di VAR, mi riallaccio al basket e vi spiego perché. Adesso faccio la domanda ad Andrea Pisi Daniello. Si parla di VAR, oramai ufficiale, richiesto direttamente dalle panchine. Nel basket questa norma è in vigore da tantissimo tempo. Ti chiedo, Andrea, è una norma che funziona? Ma sicuramente, nel senso che non stravolge il gioco, non è come secondo me nel calcio, che adesso con la scusa del VAR si va a vedere qualsiasi cosa. Nel basket è richiesta in situazioni molto dubbie, l'allenatore, se non sbaglio, può chiederlo una volta a partita, poi ci sono gli arbitri che possono decidere di andare a vedere un'azione magari in un possesso decisivo, su una palla sporcata, magari a pochi secondi dalla fine possono decidere di andare a controllare se hanno un dubbio su di chi sia il possesso, però nel basket, diciamo, è molto meno utilizzato rispetto alla pallacanestro, è utilizzato in maniera molto più blanda. Sì, esatto. Sappiamo che è utilizzato anche nel volley in maniera abbastanza, invece, direi massiccia, no? Mi sembra due volte a testa per tempo. E, per quanto riguarda voi, invece, che cosa ne pensate del VAR applicato, richiesto direttamente dalle panchine? Potrebbe essere una cosa nuova, sicuramente da provare. Sarebbe meglio che qualche volta l'arbitro andasse a vedere, insomma, lo schermo un po' di più di quello che stanno facendo, che magari decidono, hanno tutte le attrezzature possibili, insomma, per non sbagliare, sbagliare il meno possibile e lasciare la partita, insomma, che vinca chi è più forte. Luca, che ne pensi? Stesso parere. Sì, è un mezzo, può essere utile, però diciamo, noi siamo sempre stati abituati, parlo per me, senza il VAR, quindi... Sì, può essere un aiuto, adesso non so spiegarti bene, darti una mia spiegazione, però sì, può essere utile, ma a mio parere anche no. Vedremo un po' come andrà a finire questo esperimento che riguarda la possibilità delle panchine del calcio di richiamare l'attenzione dell'arbitro per quanto riguarda il VAR. Vediamo il prossimo turno del campionato di Serie D, Girone C. Ambrosiana Cartigliano, Charlins Muzana e Legnago, Delta Porto Tolle Villa Franca, Este Mestre, Luparense Campodarsego, San Luigi Chions, Tamai Caldiero, Clodiense Adriese, Feltre Montebelluna, Bigasio Belluno. Matteo, un turno veramente interessantissimo, Clodiense Adriese, derby sentitissimo da quelle parti, e poi Luparense Campodarsego, e c'è anche un interessante Este Mestre. Sì. Forse per il periodo, per il momento che stiamo attraversando. E poi scusami, il Charlins Muzzane, Minna Vagante, che ospita il Legnago. Sì, forse è la partita migliore che ci possa capitare in questo momento, perché noi abbiamo bisogno di una vittoria importante contro una squadra importante come il Campodarsego per dare una sterzata a questa finale di stagione. Forse è la partita giusta, al momento giusto, vediamo se siamo capaci, insomma, di sfruttare l'occasione. Passiamo adesso all'Eccellenza Veneta, Girone A, vediamo che cosa è successo, abbiamo gli highlights di due match, prego Alice, vediamo che cosa è successo relativamente al turno numero 22. Belfiorese Arcella 1-1, Borgorico Castelbaldomasi 2-2, Garda Giorgione 0-0, Godigese Pozzonovo 2-1, Montecchio Maggiore Albignasego 3-0, San Martino Golosine 4-1, Sona Abano 3-0, Valgatara Camisano 0-0. Vediamo la classifica, situazione piuttosto precaria per Albignasego e Abano. Sona 49, Montecchio Maggiore 45, Castelbaldomasi 41, Giorgione 37,
Borgorico Camisano San Martino 32, Arcella Valgatara 31, Garda 28, Belfiorese 25, Albignasego 22, Pozzonovo 20, Abano Godigese 19, Golosine 16. Vediamo adesso gli highlights del successo del Sogna sull'Abano per 3-0. Abano che nel primo tempo era riuscito a contenere gli avversari, poi la capolista ha dilagato. Vediamo se riusciamo a vedere i gol. Di Sogna batte Abano 3-0. È andata male anche all'Albignasego, battuto 3-0 in terra vicentina contro il Montecchio. Questo è Sogna Abano, successo dei veronesi. Purtroppo per l'Abano le cose non stanno andando bene. L'Abano ovviamente è in maglia nero-verde, il Sogna in maglia bianca. Questo è il gol del 2-0 e poi abbiamo il terzo gol dei veronesi. Eccolo qua su calcio di rigore. Ricordo che l'Abano in questo momento ha la stessa stregua dell'Albignasego. Se il campionato terminasse oggi, entrambe giocherebbero i play-out, vale a dire gli spareggi per salvarsi. Vediamo se abbiamo anche i gol di Montecchio Albignasego. Eccoci qua, in terra vicentina, 3-0 per il Montecchio, che già aveva vinto al Montagna 4-2. Anche l'Albignasego è martoriato dagli infortuni. Ecco, ricordiamo Luca che tu sei originario di Albignasego, però non hai mai giocato con i Granata, giusto? No, con San Lorenzo. Sei cresciuto nel San Lorenzo, che è una squadra di un quartiere di Albignasego, sì. Una realtà piccola, anni. Però una realtà molto sana, no? Sì, fino a 9 anni ho giocato lì, poi mi ricordo, visto Scantamburlo e mi ha portato a Padova. Scantamburlo che, per i pochi che non lo sapessero, è colui che aveva scoperto Del Piero. Sì. Quindi un'altra sconfitta per l'Albignasego che deve quanto prima riprendersi per evitare il coinvolgimento dei play-out. Mancano ancora comunque diverse giornate al termine. Vediamo il prossimo turno del campionato di eccellenza veneta Girone A. Prego Alice. Abano Borgoricco, Albignasego Sogna, Arcella Garda, Belfiorese Valgatara, Castelbaldo Masi Montecchio Maggiore, Camisano Godigese, Giorgione San Martino, Pozzonovo Golosine. Luca, l'Albignasego se la vedrà in casa contro la prima della classe, il Sogna. Sì, non sarà una partita facile. L'avversario peggiore non poteva arrivare. Però quando ti trovi in quelle posizioni classifica, forse è anche un bene, come ha detto. Ti trovi in quelle posizioni, sei in zona play-out e quindi l'importante è la vittoria e quindi forse con l'arrivo della prima della classe hai quel stimolo in più che può portare magari a raggiungere una vittoria fondamentale nella corsa a salvezza per l'Albignasego. Io l'ho seguito un pochino all'inizio dell'anno perché giocava un mio amico lì e quindi sono andato a vedere... Vogliamo ricordare il tuo amico, chi è? Fusari, che ha cambiato squadra a gennaio. Però sono andato a vedere qualche partita e non erano partiti male. E poi ha avuto appunto forse magari anche l'inesperienza della categoria, però per me ha tutte le carte in regola per potersi salvare. Bene, adesso parliamo un po' di te Luca, poi ci addentreremo nel calcio a 5 femminile. Per quanto riguarda te, io ho qui alcune notizie. Dicevamo che sei stato scoperto da Scantamburlo quando giocavi nel San Lorenzo. Ecco, la domanda che sorge spontanea è: come mai ti sei approcciato al calcio? Perché era lo sport che ti piaceva di più? Sì, diciamo che fin da piccolo giocavo al campetto con i miei amici, quindi la passione. Però tanto, diciamo, è stato mio fratello che subito all'età di 3 anni, essendo lui più grande, diciamo, mi ha messo subito la palla ai piedi e avevo iniziato. Mi ricordo ancora mia mamma quante cose avevamo rotto a casa. Facevamo le palline di carta e giocavamo tutti i pomeriggi in salotto e mia mamma tornava a casa e si trovava tutto rotto. E niente, ho giocato a San Lorenzo fino a 9 anni. Mi ricordo da piccolo mi piaceva molto giocare fuori e mi ricordo che facevamo 3 tempi, di cui 2 fuori e 1 in porta. Infatti quando ho ricevuto la chiamata del Padova, portiere, ho detto bene, allora da qui basta, solo portiere e devo dire che... Quindi scusami, Scantamburlo ti ha visto al San Lorenzo? Sì. Ed è perché qualcuno pensa che le realtà piccole no, come ero San andato, Lorenzo...
No, sì, diciamo che ci sono parecchi comunque osservatori, sotto-osservatori, diciamo, che vanno a vedere comunque le categorie inferiori e sì, mi ha visto, diciamo, avevo fatto un torneo in, prima dell'estate con il Padova in prova e poi dall'anno successivo appunto sono entrato a far parte del Calcio Padova. Ecco, questo lo dico perché giocare magari in realtà piccole non significa essere al di fuori della, tra virgolette, del monitoraggio degli osservatori, no? No, anzi, diciamo forse chi ha vissuto soprattutto le realtà più piccole, perché io la passione del calcio l'ho avuta grazie soprattutto al San Lorenzo, perché comunque, come hai detto te, è una realtà piccola, però non aveva niente da invidiare con le altre realtà. E mi ricordo ancora che giocavamo sempre con il Padova, diciamo con le squadre di blasone, e facevamo sempre la nostra bella figura. E soprattutto nelle realtà così piccole ti insegnano certi valori che sono fondamentali poi soprattutto in questo sport, e quindi ho avuto degli allenatori che ancora oggi ricordo, e diciamo è stato l'inizio molto importante per me e mi ha aiutato anche soprattutto negli anni successivi. Poi ovvio, entri in un mondo completamente diverso, entri in un settore giovanile comunque di professionistico, strutturato, e, sì, strutturato e tutto, hai comunque allenatori più preparati, più che ti, hai diciamo a disposizione più una struttura differente, quindi ovvio è differente, però appunto i valori e per me sono stati fondamentali quelli che ho ricevuto al San Lorenzo. Tu Matteo invece dove hai mosso i primi passi nel calcio? Io ho iniziato a 6 anni al San Paolo, poi ho fatto 5 anni a Padova, storia giovanile, ho fatto Cittadella, Rovigo, ho girato un po' anche nella storia giovanile. Però i primi passi li hai mossi nel San Paolo. E se, ecco, abbiamo ad esempio qui la carriera di Matteo Bedin, carriera piuttosto ricca, no? Sì, ho girato in lungo e in largo per l'Italia, però mi piace anche girare, mi piace anche conoscere realtà diverse che comunque ti lasciano qualcosa anche a livello umano, penso anche nella crescita personale. Allora, se Luca Magnero giocava con i palloni di carta, tu, Andrea Pisi Daniello, con che tipo di palloni giocavi? Ma guarda, ti dirò, allora, io da ragazzino volevo fare il calciatore, cioè da bambino. Mio padre faceva l'arbitro, io lo seguivo spesso e quindi volevo fare il calciatore, però mi ha tenuto lontano dai campi da calcio. E quindi ho così per hobby ho iniziato a giocare a pallacanestro, però con l'idea che un giorno sarei diventato un calciatore, e poi mi sono appassionato a questo sport e ho continuato così. Quindi diciamo che giocavo anch'io a calcio come tutti i bambini di questo mondo. Non sono nato con la passione per la pallacanestro. Esatto. Cioè. Tornando a te, Luca, a un certo punto l'Inter si accorge di te e finisci a giocare in maglia nero-azzurra, no? Raccontaci sì, un po' di questa esperienza. Ho fatto l'ultimo anno in primavera. L'anno prima ho fatto... Eri portiere titolare, io mi ricordo. Sì, l'anno prima ho fatto il terzo col Padova in prima squadra, giocavo con la primavera. L'anno dopo cambio di società e niente, abbiamo deciso di andare a fare questa esperienza, appunto l'ultimo anno in primavera all'Inter. E niente, è stata un'esperienza molto positiva, soprattutto perché era la prima esperienza fuori, lontano da casa, e quindi è stata fondamentale. Ecco, raccontaci un po' delle difficoltà che si affrontano a stare in giovane età fuori di casa, anche se si va a giocare con l'Inter, no? Sì, poi dipende dal carattere della persona. Certo. Comunque il nostro mondo devi metterlo in preventivo, che comunque puoi cambiare squadra spesso, e appunto ogni realtà che trovi è fondamentale per la tua crescita, poi sta a te trarre le cose positive e le cose negative. Ovvio, ci sono momenti in cui vorresti dire vabbè dai, voglio tornare a casa, i miei amici e tutto, però poi sai per quello che stai lottando e per l'obiettivo che hai in testa, e quindi non ti interessa già niente di nessuno, e quindi vai dritto per la tua strada e cerchi di viverti al massimo l'esperienza,
e di dare il massimo, appunto come ho fatto. Anche quell'anno è stato fondamentale, come ti ho detto, e poi ho avuto la possibilità di andare anche in prima squadra, ho fatto 2 mesi con l'Inter in prima squadra. Chi era l'allenatore all'epoca? Mazzarri. Raccontaci delle esperienze in prima squadra. È stata... Se ci ripenso fondo, adesso, no? Dico no, non ero io, cioè non le ho vissute personalmente, perché è successo tutto molto veloce. Mi ricordo ancora, avevamo fatto la partita con la primavera in casa con l'Atalanta, a fine partita c'era mio papà pronto perché dovevo tornare a casa, e mi fermano, mi dicono: c'hai la macchina, cambiati che devi andare a Sassuolo con la prima squadra. E diciamo è successo tutto molto di fretta. Adesso vado a memoria d'uomo, l'Inter vinse 7-0 quella partita, la famosa partita Sassuolo-Inter 0-7. Poi ho fatto 5 panchine e poi sono tornato giù in primavera, però è stata un'esperienza fondamentale per la mia crescita. E niente, poi dovevo tornare a Padova perché ero andato in prestito, e poi quell'estate lì dovevo rimanere a Padova, e Padova era retrocesso in Lega Pro. Però, come sappiamo tutti, come è andata a finire, Padova si è fallito e quindi ho preso una strada diversa. Ecco, dopo sei andato, se non vado girato a Palermo, giusto? No, dopo quello. Dopo, ho girato, prima, ho fatto Pordenone, poi sono andato a Crotone, Mantova e poi sono andato a Palermo. Ecco, noi abbiamo, e prego la regia di trasmetterlo, un video in cui tu rilasci la prima intervista del giocatore del Palermo. Vediamo un po'. Chiedo, cosa ti ha spinto ad accettare la chiamata del Palermo e quali sono i tuoi obiettivi in questa nuova pelle? Questa chiamata non c'è stato niente da pensarci, diciamo, perché è una chiamata che mi ha colto all'improvviso e ho detto che bisogna accettarla al volo, perché il Palermo è una grandissima piazza e niente mi ha spinto ad accettare questa per me è un'opportunità, perché comunque so che ci sono due grandi portieri a Palermo, però so che so le mie qualità e quindi voglio dimostrare le mie qualità, appunto, e cercare di tagliarmi uno spazio se sarò chiamato in causa, spero, e di dare il massimo, farò di tutto per far sì che ciò accadrà. Hai parlato dei due portieri che troverai a Palermo, troverai un esperto come Pomini, cosa ti può dare uno come lui e cosa pensi di Posavec? Beh, Posavec l'ho seguito molto l'anno scorso e per me è un grandissimo, cioè un bravo portiere, e è giovane come me e quindi abbiamo bisogno di esperienza. E Pomini invece, parla la carriera, cioè ha fatto la carriera a Sassuolo, quindi è esperto e quindi avrà tanto da insegnarci, e anche lui sarà voglioso di ritagliarsi il suo spazio, quindi cercheremo tutti e tre di alzare l'asticella per garantire maggior sicurezza possibile. Ritrovi dopo l'esperienza a Padova Cionek e Rispoli, ti chiedo se li hai sentiti magari prima di venire a Palermo e cosa significa per te tornare a lavorare con questi due giocatori? Beh, era il mio primo anno, ci siamo in prima squadra e facevo il terzo, sono due grandissime persone e no, non le ho sentite, però sono contento di incontrarle e so che mi daranno una mano per integrarmi nel gruppo il più presto possibile. L'ultima, vi chiedo, l'anno scorso hai affrontato l'avversario Tedino contro il Pordenone quando eri a Mantova, che impressione ti ha fatto la sua squadra e cosa ti aspetti da questo allenatore? Beh, Tedino io lo conoscevo già ai tempi della nazionale, l'Under 17-18, e l'anno scorso il Pordenone era, per me a mio avviso, era la squadra del nostro girone che giocava meglio a calcio, e quindi è un grandissimo allenatore e penso che non si farà benissimo qua a Palermo. Invece Luca, a Palermo è stata una toccata e fuga, spiegaci perché, cosa è successo? Ma avevo un contratto che durava un anno con l'opzione in caso di Serie A, però abbiamo perso la finale a Frosinone
E mi ricordo ancora che il mio procuratore dopo la finale, c'era tanta delusione, però il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha detto guarda che c'è l'interessamento del Cittadella, e diciamo sono passato da uno stato d'animo triste a uno stato d'animo felice, perché non me l'aspettavo questa chiamata, sapevo la società in cui sarei andato a giocare, quindi ero contentissimo. Infatti subito poco dopo ho firmato contratto e è iniziata la mia avventura a Cittadella, e niente, penso che sia stata, che sia tuttora la tappa, una delle tappe fondamentali per la mia carriera, ed è diciamo la società che ogni giocatore sogna di giocare, soprattutto quando sei giovane, perché hai tutte le basi per poter fare grandi cose. Hai persone e soprattutto un grande direttore e niente, hai una struttura che comunque, come rispecchiano i risultati, soprattutto negli ultimi anni, nonostante magari agli occhi degli altri sei sempre una squadra tra virgolette inferiore, però siamo sempre lì tra le prime posizioni per giocarci grandi risultati. Sì, stanno arrivando tantissimi messaggi, qualcuno anche da Chioggia, Luparense smentita addirittura dai propri giocatori. Matteo, che ne pensi tu? In base al comunicato? No, in base alle tue dichiarazioni di prima, a quanto pare. Ma che ci stanno seguendo anche da Chioggia. Ma io dico il mio pensiero, poi insomma ognuno è libero di esprimersi. Penso. Direi che tu sei stato super partes, molto obiettivo e... Non mi piace trovare scuse o arrampicarmi su altre cose. Sono io il primo che vado in campo e ci metto la faccia. Non penso che il problema in questo momento sia l'arbitro, ma è un mio pensiero. Bene, adesso pubblicità e poi parliamo di calcio 5 femminile. E stanno arrivando anche tantissimi messaggi in merito al calcio a 5, calcio a 5 femminile che nasce a Ponte San Nicolò nella stagione sportiva 1998-99. La società dell'epoca era del presidente Ermanno Masiero, che dopo aver fondato la squadra maschile punta anche nel femminile, e ne parliamo in primis con il mister Giorgio Siorini. Perché a un certo punto Ponte San Nicolò decide di puntare anche sul calcio femminile a 5? È una disciplina molto particolare, no? Sì, è una disciplina particolare. Era nato il calcio a 5 maschile a Ponte San Nicolò nella stagione precedente, 97-98. Anzi, colgo l'occasione per salutare il presidente Zarattini, perché abbiamo avuto a che fare molto spesso con lui. Intanto vediamo anche delle bellissime immagini. E dopo il primo anno di maschile il presidente Masiero ha voluto anche è voluto partire anche con questa esperienza nella femminile. All'epoca c'erano pochissime squadre e noi insomma a Ponte San Nicolò siamo stati i primi, uno dei primi appunto ad avere questa squadra femminile. Da 22 anni questa cosa va avanti, cambiando poi spesso e volentieri campionati e attività, però il calcio a 5 femminile è rimasto e tuttora lo proponiamo a Ponte San Nicolò in tutta la provincia di Padova per tutte le ragazze appunto che vogliano provare questa disciplina sportiva. Chiedo al capitano Lucia Saccardo le caratteristiche del buon giocatore, anzi della buona giocatrice di calcio a 5. Quali devono essere le caratteristiche, non solo fisiche, ma direi anche mentali? Ma allora, partiamo dalle caratteristiche fisiche. Direi innanzitutto è uno sport molto veloce, ok? Si gioca in rapidità e questa è una caratteristica fondamentale. Ci vuole anche tanta pazienza.
Intanto stiamo vedendo immagini, gol, sì. Chi più ne ha più ne metta. Esatto, qua vedete alcune partite dove l'abbiamo spuntata, diciamo, ecco. Dopo, per quanto riguarda, appunto, dicevo, sì, la velocità, ma anche ci vuole tanta pazienza e bisogna anche conoscersi bene e trovare feeling, insomma, nella squadra, perché è un gioco che si costruisce veramente tutti insieme, che si porta, ci sono molte affinità anche con il basket su questo, è la squadra che va su tutta insieme, è la squadra che torna tutta insieme, da questo punto di vista è molto diverso dal, magari dal calcio. Quindi uno sport molto dinamico, no? Giocate sì. In 5, lo ricordiamo, calcio a 5. Esatto, quindi si va tutti avanti e indietro all'interno del campo, diciamo. Ecco, io nel mio piccolo gioco ogni tanto a calcio a 5, ovviamente in maniera molto, molto amatoriale, diciamo così. È uno sport effettivamente che mette a dura prova il fisico, perché è uno sport caratterizzato da scatti, da cambi di direzione repentini. Non è facile, no? Sì, certo, non è facile. Con l'allenamento, secondo me, si può tutto, e questa è l'altra grande chiave di lettura di questo sport e forse di tutti gli sport. E è diverso anche il ruolo del portiere, io sono il portiere di questa squadra, quindi siamo qua due portieri, e anche è un'importante differenza anche questa col calcio. Sì, il portiere spesso volentieri partecipa all'impostazione del gioco. È sempre attivo, diciamo, in ogni azione. Esatto. È sempre attivo, ecco, questa è una grande differenza. E a Giorgio chiedo, come mai ti sei avvicinato a una squadra di calcio 5 femminile? Ma io ho allenato la maschile, ho allenato la femminile. Esatto, qual è la differenza tra le due? Ma differenze sostanziali non ce ne sono, o meglio, con le ragazze hanno più voglia di apprendere dei maschi, questo sì. Sono più umili. Sono un po' più umili. Ci sono differenze inevitabilmente fisiche, non possiamo nascondercelo, i ritmi soprattutto nel calcio a 5 femminile sono un po' più lenti rispetto a quello maschile, però il gesto tecnico è molto più evidenziato nella femminile, un po' come nel volley, no? Il volley maschile e il volley femminile, che sono due sport completamente diversi tra le due tipologie, nel senso che il maschio fisicamente ha dei colpi importanti, ma nella femminile il gesto tecnico si nota molto di più. Quindi, per quanto riguarda l'agonismo, siete iscritti al campionato Tutto Campo. Sì. E comandate il girone di Padova. Il campionato Tutto Campo è un campionato nazionale, nel Veneto conta 40 squadre suddivise in 4 gironi, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso, sfocia nelle finali regionali di maggio, e poi chi si qualifica ha la possibilità anche di fare le finali nazionali in Abruzzo. Questo quindi è il campionato. State conducendo un campionato dignitoso, direi. Noi siamo attualmente, prime in classifica, abbiamo 16 gare fatte, siamo ancora imbattute, non abbiamo perso neanche una partita. Ci sono ovviamente anche dei momenti dedicati ai briefing in cui bisogna, tra virgolette, risollevare magari il morale di queste ragazze, che sicuramente incontreranno anche delle difficoltà. Ma guardi, noi ogni lunedì facciamo la riunione tecnica e quindi parliamo di ciò che è accaduto nella gara precedente e soprattutto mettiamo nello spogliatoio tutte le eventuali difficoltà che ci sono state, non solo in merito alla partita stessa, ma alla preparazione della partita e a eventuali problemi che abbiamo potuto avere nell'arco della settimana di allenamenti. Quindi questo è quello che noi facciamo. Quando abbiamo la possibilità analizziamo anche i video, appunto, per capire dove poter correggersi e dove poter far meglio. E, insomma, cerchiamo di essere più professionali possibili anche in una disciplina che ancora, soprattutto nel femminile, ma non manca molto. A livello FIGC, insomma, la nazionale, la Serie A, insomma, in passato anche noi abbiamo avuto 2 anni in Serie A, una piccola realtà come Ponte San Nicolò è riuscita ad andare anche in Serie A, quindi insomma ci stiamo lavorando. Ecco. Per quanto concerne il pubblico, si sta avvicinando a questa disciplina, sappiamo che anche il calcio a 5 maschile gode di un pubblico sicuramente nutrito, non particolarmente nutrito. Io ricordo, a proposito di Zaratini,
che ha vinto tutto il possibile per quanto riguarda il campionato nazionale di calcio a 5 con la Luparense, ma il pubblico si sta avvicinando anche al calcio a 5 femminile? Il pubblico si sta avvicinando, il traino è stato anche questo scoppio di mediaticità che ha avuto il calcio 11 femminile con la nazionale italiana, certo. A traino ha ovviamente coinvolto anche il calcio 5 femminile, dove tra maschile e femminile c'è meno astio, tra il calcio 11 e il calcio 5 maschile c'è astio, mentre tra il calcio 11 femminile e il calcio 5 femminile si viaggia molto bene assieme. E questo ha aiutato anche a riempire o comunque a portare sostenitori anche nei palasport di periferia, diciamo, ecco, palasport più piccoli. Lucia Saccardo si è stata premiata nella stagione 2018-2019 come il miglior portiere del Veneto, un grande riconoscimento. Sì, è andata proprio così, abbiamo disputato queste fasi regionali e siamo usciti ai quarti, ai rigori, contro la squadra che poi andrà a vincere il campionato regionale e nazionale, quindi abbiamo sfiorato l'impresa e niente, mi sono portata a casa questo premio, molto gradito, è stata una bella sorpresa. C'è un gesto tecnico che ricordi con grande soddisfazione? Ovviamente tu mi dirai una grande parata, però come dicevi giustamente prima, il portiere nel calcio a 5 è un ruolo particolarmente attivo che partecipa spesso e volentieri all'azione di gioco. C'è un gesto tecnico che ricordi con grande fierezza? Allora, guarda, io non ricordo gesti tecnici particolari perché io credo che nello sport quando ti impegni tu fai un'azione, poi la cancelli perché devi andare avanti, certo. E devi pensare alla parata successiva e all'azione successiva. Quindi non ho nella testa una parata in particolare. Certo, ci sono certe parate che quando mi riescono bene mi danno molta soddisfazione, ok? Per cui magari quando si riesce a uscire, a scendere abbastanza bene in spaccata, che è un gesto tecnico tipico del calcio a 5, ecco che allora là c'è soddisfazione perché è un gesto molto tecnico e quindi significa, io dico sempre che a volte ti vengono fuori dei gesti tecnici che non sai neanche come hai fatto a farlo e quello è il frutto dell'allenamento, perché il corpo impara. E mette in pratica, il cervello va in off e il corpo esegue. E questo giustamente, Giorgio, è un'ulteriore riprova dell'umiltà delle ragazze molto più propense ad apprendere, giusto? Sì, come dicevo prima, le ragazze sono molto più propense ad apprendere, forse perché anche molti di loro si approcciano a questo tipo di disciplina sportiva arrivando da altre discipline, quindi è tutto nuovo e quindi è tutto più assimilabile. Però l'umiltà che le contraddistingue è fonte poi dei loro successi, perché anche in questa stagione che stiamo vivendo, queste 16 gare che abbiamo fatto fino adesso imbattute è fonte di un lavoro che hanno fatto in maniera fino adesso splendida. Pisi Daniello, abbiamo sentito che Lucia Saccardo in passato è stata affascinata dal basket, tu sei un po' affascinato dal calcio a 5? Guarda, io sono andato a vedere qualche partita, sempre con mio padre, perché appunto... Femminile o maschile? No, maschile, femminile non mi è mai capitato. Comunque si sta diffondendo adesso. È uno sport, lo seguo ogni tanto su Rai Sport, mi capita di vedere qualche partita, carino, molto carino. Luca Maniero, preparatore anche dei portieri, l'abbiamo capito. C'è un allenamento particolare che vi riguarda, Lucia, avete anche voi un preparatore atletico dei portieri? Sì, certo che sì, il grande Daniel. Sì. Daniel Verzotto, insomma, che è stato colui che mi ha insegnato tutto, possiamo dire che mi ha seguito anche nell'avvicendarsi di società, diciamo, che hanno accompagnato questo gruppo. Ed è fondamentale il rapporto che si è creato con lui, perché è un rapporto di totale fiducia e sostegno reciproco, insomma. Giorgio Siorini, purtroppo siamo quasi in chiusura. Allora, quello che voglio chiederti, ho visto poco fa tramite la regia un
un'inserzione relativa alla possibilità di avvicinarsi a questo sport, no? Al calcio 5 presso questa società che è il Ponte San Nicolò. Eccola qua. Sì, quali sono le caratteristiche che le ragazze devono avere per sfondare nel calcio a 5? Intanto le caratteristiche per sfondare, questo è un è una cosa che si vedrà, certo, con il lavoro. Io dico che provare non costa nulla, mettersi in gioco non costa nulla, e in una disciplina dove, come dicevo prima, il gesto tecnico è portato alla massima sua funzione, e quindi ecco, io invito tutte le ragazze a provare, a venire a provare da noi, come è scritto adesso nel volantino che vediamo, gratuitamente nei mesi di aprile, maggio e giugno, provare, ripeto, non costa niente, e poi se sono rose fioriranno. Benissimo. Ovviamente vi invito a tornare anche più avanti, avremo altri argomenti da snocciolare. Allora, prima di chiudere velocemente, ricordiamo soltanto quello che è successo nel campionato di pallavolo Superlega maschile, perché Padova ha perso in maniera roboante. Prego, Alice. Ravenna Perugia 1-3, Monza Verona 3-2, Latina Padova 3-0, Milano Sora 3-1, Civitanova Valencia 3-0, Trentino Modena 1-3. Vogliamo chiudere questa puntata con un aggettivo da rivolgere ai giovani che vogliono intraprendere una carriera sportiva. Io vi chiedo ovviamente di essere telegrafici. Partiamo da Giorgio Fiorini. Prego, un giovane per intraprendere una carriera sportiva, come deve essere? Un aggettivo telegrafico. Rispettoso. Lucia? Serio. Andrea? Sicuro appassionato. Poi Luca, che deve sapersi divertire. E infine Matteo, umile. Bene, terminiamo la puntata con la presentazione degli ospiti. Prego, Alice. Questa sera sono stati con noi Giorgio Fiorini, mister del Ponte Calcio a 5. Grazie a voi, buonasera. Lucia Saccardo, capitano Calcio a 5. Andrea Daniello, guardia della Virtus Padova. Matteo Bedin, centrocampista della Luparense. Buonasera a tutti. E Luca Maniero, portiere del Cittadella. Buonasera. Salutiamo anche il cameraman Eriberto, il fotografo. Ricordo che tutte le foto saranno disponibili sulla pagina Facebook Il Salotto di Caffè Sport, ovviamente anche su Caffè Sport. Poi salutiamo anche il regista Davide Maggiolo. Da parte mia e da parte di Simone Francescone è tutto. Arrivederci ancora su Caffè TV 24 e a risentirci su Radio Sportiva. Buona serata. Energia, che bella parola. L'amore accende energia. L'amicizia accende energia. Il lavoro accende energia. Il pensiero dell'avvenire accende energia. Lo sport accende energia. Antenore, più energia per il futuro.